Nell'ora terza si ritorna all'io, a parlare con questa voce poetante dentro. E si ritorna al cielo. Il cielo è un altro, insieme al silenzio, un altro dei protagonisti di questo libro. Il cielo rappresenta in qualche modo il mondo. L'io è ciò che noi siamo. Il cielo è ciò che è altro, ciò che è il mondo, cioè a cui ci si rapporta. E volteggiano le rondini fraseggiando a meriggio nel vortice di ieri, che a lungo tace oggi. Nel silenzio io m'accordo. Questa poesia dell'ora terza è estremamente emblematica, perché riprende, papà, vorrei dire, la prima poesia, che ricorderete, vi ho letto prima, dice: fraseggiare con l'infinito, declinando in sé l'oblio. Questa era Risveglio. Nella terza ora di questa mattinata, cosa dice Maria Luigia? Volteggiano le rondini, fraseggiando a meriggio, nel vortice di ieri. Se nel proemio, nello svegliarsi, il rapporto è tra il sonno e l'oblio, e la veglia, e questo riscoprirsi nel mondo, svegliarsi al mondo, nella terza ora di questa mattinata neanche più di tanto metaforica, perché potremmo veramente immaginare che fosse una mattinata di pensieri, di riflessioni. In questo secondo risveglio, nella terza ora della mattinata, le rondini fraseggiando a meriggio, il fraseggiare è sempre quello, la voce, il parlare, nel vortice di ieri che a lungo tace oggi, il rapporto cambia. Non è più tra il sonno e la veglia, diventa tra ciò che era ieri, ormai ci si è svegliati completamente, ciò che era ieri e ciò che è oggi. E tu mi guardi spaesando gli occhi a un altro dopo, che ormai si fa presente mentre si allontana, in una presente assenza che è la mia vita. In questi versi vi è racchiuso il significato del presente e del passato, dell'oggi e degli ieri. Ieri, che diventa il rapporto nuovo a cui si concentra nella ricerca dell'unica verità di cui si parlava prima, l'attenzione dell'autrice. Nell'ora quarta si è completamente svegli e si è completamente nei mondi e si danno le direttive che in qualche modo danno ragione al titolo, Paesaggi di tempo. Guardo l'altrove che nessuno conosce, parlo di cose che nessuno intende, parlo, guardo. E proprio per questo mi sento nel mondo. Ricordate, sempre la prima poesia, perché questi riferimenti in serie di presentazione sono molto importanti, quando si è svegliato, Luigi diceva, e lo appoggio al mondo. Questo svegliarsi lo appoggiava sul mondo. Ora che cosa fa nell'ora? E proprio per questo mi sento nel mondo, diventa parte di questo mondo. Dopo questa completa consapevolezza di essere in un qualche posto, di essere in una qualche società, di essere qui e ora, Maria Luigia fa un inciso. Su questo inciso io mi è piaciuto fare anche un piccolo studio critico, che adesso non vi dirò per non annoiarvi, sarebbero 4 pagine, quindi vi risparmierò. Questo inciso sostanzialmente potrebbe essere inteso sia come una parentesi durante questa mattinata, sia come un raggiungere la notte. La mattinata è passata, si arriva alla notte, non cambierebbe comunque nulla, perché la mattinata diventa metaforica, tanto più che alla fine ricomincerà con l'ora quinta, la stiamo lasciando l'ora quarta della mattina, dopo questo inciso ricomincerà con l'ora quinta. A voler vedere e oltre guardare si è fatto tardi e buio, siamo arrivati quindi a sera, oppure a un momento in qualche modo notturno di riflessione. Tu affiori dal quel buco che non è mai noto, non è mai preso, non è mai vano e non è mai perso. Ed è questa, secondo me, una bellissima metafora di ciò che è la notte, ciò che è questo buio, ciò che può essere questa parentesi di astrazione dal mondo. E ti appropri di un mondo che nello scrutare sorpreso l'ombra ha la sua strofa, la voce, il canto, la poesia, il rapporto con l'io poetante rimane sempre tale. E qui sostanzialmente si parla di ciò che è il rapporto, ciò che è il rapporto tra l'io e l'altro, oppure in questo astrarsi dal mondo, dalle ore, dalla mattinata. Si continua con l'inciso, si continua con questa notte metaforica. Il tempo è sulle rughe di tua madre vestita d'amore antico. Qui si parla del tempo, si ritorna a parlare della malinconia. Malinconico avvenire, tempo che muta mai più vita rende. Torna di nuovo questa malinconia, questa acidità dell'io poetante, questo discorso difficile, che si chiude proprio con in qualche modo l'apoteosi della difficoltà. Il progresso sorprende ogni corpo e ogni dove sarebbe. La resa che non ha più nulla da dire.
Si continua con l'inciso. Quest'ultima poesia ha parlato del tempo. Il titolo, diciamo, i paesaggi di tempo. Ha parlato del tempo, ora parla del paesaggio. Un attimino. Questa poesia è un completo ricordo, parlando del paesaggio, è un completo ricordo di ciò che è stato, sono stati i suoi luoghi di infanzia, probabilmente. È un esplorare il paesaggio. Mariana è molto affascinante, perché Maria Luigia, a parte che quando la incontro la prendo sempre in giro dicendo che non vale niente, però devo dire in sede di presentazione che ha dei versi che sono eccezionali. Ho vissuto in un posto dove il vento accarezza le spighe secche e dorate, e il lento scorrere del tempo è la trama stessa delle giornate d'estate. Questo verso è una bellezza veramente incommensurabile, o perlomeno me questo dico. E la poesia si conclude, è una poesia che parla di paesaggio, ed è in quegli echi sfumati, scusate, che le voci di dentro si acquietano un poco. Allora, fino a poco fa vi ho parlato di questa inquietudine, di questa difficoltà, di questo inciso che poi si astrae dalla mattinata in cui Maria Luigia vive, l'autrice vive, e racconta la sua riflessione. Ma ricordando i suoi luoghi, dice, le voci di dentro si acquietano un po'. Questo io poetante che dice, vai a cercare qualcosa, vai a cercare la verità, l'unica verità. Questa voce, che diventano voci, si acquietano un poco in questo ricordo. Poi si riprende con la quinta ora di questa mattinata. Il dialogo, ed è emblematico questo, con la poesia ripresa. Cioè si riprende dove si era lasciato allora. Ho ripreso il filo che languidisce il rumore di fondo. Il silenzio. Silenzio che potrebbe essere non solamente assenza di voce, assenza di suoni, ma potrebbe essere anche rumore. Il silenzio ha varie connotazioni, ha vari significati. Qui diventa un rumore di fondo, un qualcosa che continua a rimanere, continua a dire, questa è l'anima del poeta sostanzialmente, continua a dire, vai avanti, cerca, non ti fermare, non ti accontentare di un obiettivo, non ti accontentare di una facile risposta, continua. E da questa domanda sostanzialmente, che poi probabilmente Vitale Tagliaferri confermerà, nasce poi il bisogno di dire, di scrivere, di cercare poeticamente. E Rauco ancora il verso, ma più non è sepolto. E poi si arriva alla terza, alla terza modifica del rapporto. Abbiamo detto, prima si parlava del rapporto sonno-veglia, quando ci si sveglia, poi del rapporto oggi-ieri. Adesso si parla e si dà anche sostanzialmente risposta a quella prima domanda, qual è l'unica verità che io mi ho cercato, in questi versi. Ragione di esistere, forse, o scappo matto al giorno che si fa spavento e croce, o ortodossia della voce. Quindi alla fine si scopre cosa va cercando l'autrice, va cercando una ragione all'esistere attraverso vari rapporti, varie dicotomie. Si potrebbero fare discorsi di tipo Eracliteo, per esempio, che dagli opposti nasce la vita, nasce l'energia. Eracleto era un filosofo greco, vabbè. La ragione di esistere, oppure uno scacco matto, lo scacco matto che è in qualche modo la resa che in qualche poesia prima abbiamo visto come temuta, non tanto detta, ma quanto temuta. Una ragione di esistere, non trovare la ragione di questa vita, oppure un arrendersi a dire ci sarà ma io non la so. Al giorno che si fa spavento, la paura di non trovare questa ragione di esistere. Quanti, io ricordo un autore, Masters, che dice che una vita senza senso può portare alla pazzia, ma non cercare un senso a quella vita, nonostante questo pericolo, è come una nave che naviga ardentemente il mare, ma ha paura. E questo lo ritroviamo nella Luigia. Lo spavento, il giorno che si fa spavento, la paura di non riuscire a trovare un significato alla vita, all'esistere. Oppure ortodossia della voce. Qua ci dà la chiave di lettura, la stella di Rosetta di questo libro. La voce è ciò che dà significato all'esistere. Una voce che non è un parlare, non è il flatus, ciò che da me arriva a voi, ma è la voce, è una sorta di logos, sempre per ricordare i greci antichi. È un dialogo, è una comunicazione che riesce a trovare il significato della vita.